Questa sera, che sera, sta per iniziare Web Radio Sera. Le luci di Uslo Web Radio si accendono sui grandi temi di costume e attualità. Fai sentire la tua voce, chiama in diretta. Questa sera è Web Radio Sera. Buonasera Web Radio Sera Talk, nuovamente in diretta su Uslo Web Radio. 17 luglio 2017, sono le 21:30 in punto e questa è una puntata speciale. Io sono Pierluigi Serra e questa sera parliamo di avvocato dipendente. È una proposta di legge, ne avete sentito parlare nei social, se ne è parlato anche nel corso dell'assemblea OCF che avete ascoltato sulle nostre frequenze, e oggi vogliamo approfondire perché l'idea di approfondire, di parlarne in un confronto diretto, è nato da un post del 10 luglio scorso del collega di Bari Pierluigi Vulcano, che ha aperto una polemica sul punto. Noi abbiamo chiesto ai protagonisti sia di quel dibattito su Facebook, ma anche i protagonisti di questa proposta di legge, di parlarne. Non abbiamo il collega Pierluigi Vulcano e nessuno di ANF, pur avendoli invitati, ma c'è con me in conduzione Mirena Miranda, che presenterà i nostri ospiti. Ciao Mirena. Eh sì, Web Radio Sera Talk, avvocato dipendente, punto interrogativo, perché ci sarebbe una proposta di legge formulata insieme da MGA e dal CGL. Abbiamo con noi per MGA, del direttivo di MGA, la collega Anna Chiara Forte del Foro di Cassino. Buonasera Anna Chiara. Buonasera a voi. Poi abbiamo sempre, perché questo, diciamo, questa proposta di legge è stata fatta insieme a questo rappresentante della CGL, e abbiamo proprio lui, che è Cristian Perniciano, sindacalista. Buonasera. Della CGL. Buonasera Cristian. Nel frattempo abbiamo chiesto una mano anche al nostro coordinatore di OCF, l'avvocato Antonio Rosa. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Abbiamo presentato tutti, abbiamo tutti in puntata. Sì. Non Milena. Proprio tutti però. Non proprio tutti, qualcun altro lo collegheremo più tardi. Io però vorrei partire subito e andare nel vivo della nostra puntata, del tema avvocato dipendente. Ho chiesto a Stefano Nardini, che ci regala degli editoriali bellissimi, di prepararne uno per questa puntata. Chiedo in regia di mandarlo e poi torniamo in diretta. Lo ascoltiamo e poi lo commenteremo insieme. L'avvocatura si porta dietro un'annosa questione mai risolta, sovente coperta da un velo di ipocrisia, corroborata da poche norme sempre piuttosto opache e mai seriamente affrontata, quella dei rapporti tra i titolari di studio e di collaboratori di praticanti. Per alcuni, le norme e le consuetudini che delimitano il perimetro mai ben definito di questa situazione costituiscono baluardo dell'indipendenza e dell'autonomia dell'avvocatura, per altri lacciuoli del tutto inutili, per altri ancora un vero e proprio cappio al collo della giovane avvocatura, la cui prestazione sarebbe da considerarsi da lavoro dipendente. Per alcuni parlare di avvocato dipendente o di retribuzione per il praticante o prevedere un contratto quadro con le dovute garanzie per i collaboratori negli studi legali strutturati è come parlare del demonio, per altri è una disciplina obbligata dal nostro dettato costituzionale. Alcuni parlano di incompatibilità del nostro ordinamento con queste nuove figure. Altri portano ad esempio ordinamenti come quello francese che prevedono la regolamentazione di tali figure. Come sempre luce ed ombre risiedono in tutte le posizioni e non è mia intenzione esprimere giudizi. Unico dato oggettivo è che da oltre mezzo secolo gli studi strutturati hanno sempre usufruito di praticanti e giovani avvocati quali collaboratori pagati, spesso non molto, con un fisso mensile e non in base al valore e al numero delle pratiche dagli stessi eseguite. Gli avvocati collaboratori di studio sono indubbiamente la maggioranza degli iscritti all'albo, svolgono funzioni delicate e molto spesso sostituiscono brillantemente i titolari di studio nei mandati dagli stessi ricevuto.
Sarebbe quindi ora di affrontare seriamente e senza infingimenti questa delicata situazione, la cui mancata risposta dovrebbe bussare rumorosamente nella coscienza di ogni avvocato che mira ad un'etica della professione calata nella realtà. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradiouslaw.it. Web Radio Sera su Uslaw Web Radio, la radio dell'avvocatura. Siamo per parlare di avvocato dipendente con i protagonisti della nuova proposta di legge congiunta MGA-CGL. Io prima però vi ricordo il numero di telefono, che è sempre collegato con la nostra con il nostro centralino, 331 3097 852, se volete chiamare e intervenire in diretta anche solo con un messaggio. Io però voglio iniziare subito con naturalmente la ospite d'onore di stasera, Anna Chiaraforte. Ciao Anna, e ti chiedo, vado subito veramente dritto al punto: questa proposta di legge ha il pregio, forse per qualcuno il difetto, di andare dritta al punto, cioè l'incompatibilità aggiunge un articolo, un comma 3 bis all'articolo 19 della legge 247 in tema di incompatibilità tra libera professione e lavoro dipendente subordinato. Da dove nasce questa idea, e ti chiedo di illustrarci bene questa norma, perché è stata spesso travisata? Innanzitutto grazie mille per l'invito. Allora, come hai detto tu, noi abbiamo cercato con MGA di andare dritti al punto nevralgico della questione, e quindi di modificare quello che è ancora l'articolo 19 della legge 247 del 2012, che prevederebbe, secondo la nostra idea, di inserire appunto questo comma 3 bis, il quale a sua volta prevede che non si verifichi per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso uno studio legale detta incompatibilità. Innanzitutto occorrerebbe spazzare via il campo dai tanti dubbi che sono emersi. Questa incompatibilità verrebbe meno per i soli avvocati che già lavorano o che vorranno lavorare solo ed esclusivamente negli studi legali. Quindi non è l'abolizione dell'incompatibilità generale che vige per gli avvocati. Cioè, mi spiego e faccio un esempio molto semplice. Non è che se dovesse passare questa proposta di legge un avvocato potrà tranquillamente essere assunto presso una società o presso un'amministrazione pubblica, assolutamente no. La norma mira abolire il divieto e quindi l'incompatibilità solo ed esclusivamente per gli avvocati che già lavorano o lavoreranno in uno studio legale. Sì, infatti questo era uno degli equivoci su cui si cadeva. Che sì, però insomma, leggendolo l'articolo, l'equivoco non è che sorge, perché è specificato, ma diciamo, al netto delle polemiche, questa è la volontà della previsione normativa che noi abbiamo ideato con la CGL. La necessità di una norma di questo genere noi l'abbiamo è nata sostanzialmente da quello che accade qui in Italia, soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma, Napoli, insomma le città più grandi in cui il numero di avvocati è maggiore e in cui anche il numero di studi strutturati è maggiore, in cui sostanzialmente esistono studi che hanno al loro interno 10-20 avvocati alle volte, che formalmente lavorano tutti come collaboratori a partita IVA. Di fatto in molti casi queste collaborazioni nascondono invece un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato che prevede tutti gli oneri di una subordinazione, quindi un orario tassativo che non sono le 8 ore di lavoro che però si richiedono a un normale subordinato, variano dalle 10 alle 12 a seconda del carico di lavoro, prevede un'eterodeterminazione. Quindi anche la questione dell'autonomia e indipendenza, che secondo alcuni verrebbe meno con questa legge, in realtà in questi casi già non c'è più, perché non c'è autonomia e indipendenza di questi colleghi. Cioè la causa non la portano avanti in autonomia, scegliendo la strategia legale da applicare. La causa la portano avanti dovendosi adeguare a quelle che sono le direttive del titolare di studio. Ogni atto passa alla revisione del titolare di studio, che solo alla fine lo firma.
Quindi diciamo che esistono tutta una serie di indizi della subordinazione, non esistono quelli che dovrebbero essere invece i diritti di un qualsiasi lavoratore dipendente. Perché? Perché sostanzialmente l'avvocato, il collaboratore di studio a partita IVA ha lo stesso carico fiscale del suo titolare di studio, con la differenza non poco, diciamo, no, molto importante, che il suo titolare di studio guadagna delle cifre enormi. Qui parliamo di cifre che si aggirano tra i 500, 1000 euro, 1000 diciamo che è un lusso, un grande lusso, lorde non nette. Quindi diciamo, fare il calcolo di quello che al netto arriva nella tasca di ogni collega in questa situazione è veramente avvilente, perché parliamo di cifre veramente irrisorie e che non, assolutamente non corrispondono alla quantità ma anche alla qualità del lavoro svolto, perché a questi avvocati si richiede comunque una qualità eccellente, altrimenti vengono mandati via seduta stante dallo studio. E questo è un altro problema, nel senso che in questa maniera e nel corso degli anni si è arrivati ad una precarizzazione dei colleghi, perché non c'è preavviso, non c'è assolutamente nessun tipo di cautela nei confronti di questi avvocati, che vengono utilizzati di fatto finché c'è una mole di lavoro tale da dover portare avanti, e poi vengono cacciati e mandati via dallo studio. Per non parlare di quello che accade nelle medesime condizioni alle colleghe che malauguratamente nel corso di questi rapporti decidano di procreare. A quel punto si assiste a quella che ormai è diventato, diciamo, un cult in questi rapporti, cioè questo famoso calo del lavoro che si verifica normalmente tra il nono mese di gravidanza e il momento in cui la collega cerca di rientrare a studio. Non sono leggende, è un dato di fatto. Anche noi, io stessa, ai primi anni del mio lavoro ho attraversato una fase del genere, salvo poi decidere di venirne fuori, però non è così facile uscirne. E quindi Anna Chiara, scusami se per non farti diciamo illustrare poi il tutto certo, senza diciamo neanche un minimo di contraddittorio. Diciamo, questa è la parte fondante, no? C'è un problema, c'è una situazione, non si può far finta di non vedere, peraltro è una situazione che va avanti da anni. Diversi anni fa si è parlato dei cosiddetti sans-papiers, che esistono anche in Francia. In Francia peraltro neanche sono diciamo normati, ma continuano queste collaborazioni non normate, esistono anche in altri paesi. C'è stata anche una polemica che proprio alcuni DMG hanno fatto con OCF. Io adesso vorrei sentire il coordinatore, cioè l'avvocato Rosa, e vorrei sapere se OCF, che è il nostro organismo politico, si sta preoccupando, anche OCF, di questa situazione, perché chi ha sentito la diretta venerdì scorso in realtà ha sentito anche degli interventi in materia. Antonio, era sabato mattina, poi ho riascoltato. Sabato mattina, non venerdì. Sì, per chi volesse riascoltare sul nostro podcast la diretta sabato 15. Antonio, chi se ne sta occupando? In che modo ve ne state occupando? Perché mi sembra di aver capito che la modalità è diversa da quella prospettata da MGA. Beh, innanzitutto grazie dell'invito a partecipare a questa trasmissione. Noi abbiamo costituito un gruppo di lavoro che è coordinato da un avvocato Stanchi, che è un parente giuslavorista, che ha dato vita subito ad un rapporto con il Consiglio Nazionale Forense per cercare di arrivare ad una proposta condivisa con il Consiglio Nazionale Forense. Personalmente io ritengo che il coinvolgimento delle altre associazioni forensi sia un passaggio importante. Venendo al merito della questione, io direi che bisogna partire da una situazione attuale,
cioè che una situazione di grave crisi economica dell'avvocatura, premesso che il problema c'è, esiste e va trovata una soluzione ed un inquadramento per questi colleghi, e oggi dobbiamo domandarci quali sono gli effetti di, sul mercato attuale di una normazione che finisce per parificare questi rapporti a dei rapporti di lavoro dipendenti con costi che non credo molti studi possano permettersi il lusso di sostenere. Poi bisognerebbe anche capire dai diretti interessati cosa vogliono, e questa è un'altra cosa che nessuno credo abbia mai approfondito, perché secondo me un problema sono le tutele e chi paga la previdenza, il recesso, la tutela di avere un determinato periodo per poter interrompere il rapporto di lavoro. E non dimentichiamo che la posizione è duplice, perché da un lato c'è il committente avvocato, dall'altro c'è un rapporto di lavoro coordinato e continuativo di un altro avvocato. Però ad esempio pensiamo a un'ipotesi in cui il committente perde un cliente che gli dia una mole di lavoro per la quale ha diversi collaboratori che gestiscono quel tipo di pratiche. Quindi diciamo le tutele devono essere in un certo senso reciproche. C'è poi il problema di capire se questi avvocati che lavorano in regime, noi diciamo, di monocommittenza, sono poi avvocati che vogliono fare anche il proprio una loro professione, quindi concorrenza, non concorrenza, è tutto un sistema che va studiato e secondo me, ripeto, va calibrato partendo dalle attuali situazioni economiche in cui versa l'avvocatura. Io personalmente ho dei dubbi su una soluzione MGA-CGM, ecco, perché la vedo, scusate il termine, troppo sindacalizzata, ecco, e quindi ad uso e consumo di altri soggetti, non tanto dei soggetti protagonisti di questa questione, che sono sempre avvocati e che vanno tutelati, vanno affiancati, e questo è sicuro che bisogna farlo. Personalmente, poi ripeto, io come OCF non abbiamo ancora maturato un'opinione, ci stiamo confrontando al nostro interno, ci stiamo confrontando con Consiglio Nazionale Forense, vogliamo aprirci alle associazioni, e qui il contributo non solo di ANF ma anche di AIGA, ma anche delle Camere Penali, perché sono associazioni di una certa importanza storica e numerica all'interno dell'avvocatura. Non vorrei aver dimenticato qualcuno, ma anche nelle Camere Civili ad esempio, e sarà un contributo determinante, perché da loro ci porteranno il polso forse di quella situazione, non solo dell'avvocato che sicuramente oggi vive in questa situazione di precariato, ma anche dell'altro avvocato, cioè dell'avvocato committente. In attesa di sentirli anche qua, Antonio, perdonami, però se ti interrompo, hai usato un'espressione troppo sindacalizzata che naturalmente mi dai là per far replicare, o comunque per far dare il proprio punto di vista a Cristian Perniciano, che è il responsabile della consulta del lavoro professionale della CGL. La normativa è scritta da MGA CGL è sindacalizzata. Io chiedo innanzitutto se è veramente troppo sindacalizzata, però gli voglio chiedere anche, è venuto il momento secondo te, Cristian, che le parti sociali, il sindacato sia uno dei protagonisti che riesca a governare il cambiamento dell'avvocatura, e quindi non solo dei lavoratori dipendenti ma di tutti i lavoratori in generale? Sì, come responsabile della consulta delle professioni, diciamo che sono
mi occupo e sono abbastanza vicino alle esigenze dei lavoratori autonomi. Ora, in particolare, che la CGIL debba essere protagonista del cambiamento della legge dell'avvocatura, forse mi sembra troppo. Diciamo che diamo il nostro contributo innanzitutto ascoltando, e per me dire che una proposta è molto ha un'ottica sindacalizzata non lo considero un insulto, perché dal greco, insomma, non è una brutta parola. No, voglio dire che probabilmente anche dentro la CGIL sono pochi gli interlocutori della CGIL che più di me capiscono quanto sia importante anche l'autonomia, l'indipendenza, l'auto-organizzazione del lavoro autonomo, perché mi confronto tutti i giorni con questo tipo di lavoratori, anche se poi io capisco anche la contrarietà di un avvocato ad essere dipendente, io la capisco, eppure mi consentirete, mutatis mutandis, a me sembra che essere contrario a questa proposta, perché si è contrari a essere avvocati dipendenti, mi ricorda un po' la contrarietà alle unioni fra omosessuali, cioè se io non voglio farlo, non sono obbligato a farlo, perché battermi per togliere questa possibilità a chi ha la volontà di farlo, perché impedire ad altri la possibilità e non l'obbligo di essere eventualmente dipendenti laddove ce ne siano le condizioni. E io capisco benissimo, l'ho scritto anche su alcuni articoli che abbiamo fatto interni e esterni all'organizzazione a cui appartengo, lo scopo non è quello, non ci aspettiamo che viene approvata la proposta e migliaia di avvocati diventano dipendenti, non ce l'aspettiamo questo, perché conosciamo gli avvocati, noi siamo la consulta delle professioni, parliamo con le associazioni di professionisti, in questo caso di avvocati, e sappiamo quanto è importante il valore dell'autonomia per un avvocato. Semplicemente noi crediamo che va posto un argine alle condizioni di lavoro di cui parlava Anna Chiara Forte, e questo argine deve essere, come per tutte le altre partite IVA, come per tutti gli altri lavoratori, l'impossibilità di mascherare con una collaborazione fittizia tra lavoratori autonomi un lavoro che è subordinato. Ora, capisco, io ho ascoltato le obiezioni sull'unicità della professione di avvocato, però io vorrei dire che ormai anche il lavoro dipendente è cambiato, c'è un contenuto di autonomia, un contenuto di libertà ormai in tante professioni dipendenti, e non soltanto quelle delle classiche professioni ordinistiche, pensiamo a quanto è libero un medico nella diagnosi, nella cura, o addirittura durante un'operazione, quanto è libero un architetto, quanto è libero un biologo nella sua professione anche da dipendente, ma pensiamo anche a un manager, pensiamo a un lavoratore quadro, pensiamo anche semplicemente a un tecnico formalmente operaio di industria chimica, quanta autonomia ha nel suo lavoro. Il lavoro è cambiato, anche il lavoro dipendente è cambiato. Allora io credo che in questa proposta, che io personalmente tutto il dibattito che si è sviluppato attorno a questa proposta lo considero già una prima vittoria, che ne parli il CNF, che ne parli l'OCF, che ci sia anche una presa di distanza di alcune associazioni, che ci siano proposte alternative, significa che il tema esiste, anzi che il tema esisteva anche prima e che qualcosa bisognava farlo. Noi questa cosa che andava fatta l'abbiamo fatta. Ora la proposta è aperta, ci saranno audizioni, possibilità di modifica, addirittura è prevista una parte della legge che è una delega che deve essere esercitata solo dopo l'ascolto delle parti che rappresentano gli avvocati. È apertissima, è il problema che andava sollevato, e io penso che grazie a questa proposta il problema finalmente si sia sollevato, ed è questo l'obiettivo principale che avevamo nel presentare questa proposta. Ora, se poi mi dà anche la possibilità, quindi quando gli avvocati non vogliono essere dipendenti, possibile che il 99,9% degli avvocati non vogliano essere dipendenti, non è un problema, soltanto pochi diventeranno dipendenti. E poi l'obiezione, mi deve scusare l'avvocato Rosa, che gli avvocati non possono... Poi chiederemo una replica. Certo, non possono permettersi di continuare ad avere continuare ad avere una collaborazione se questa fosse normata da un contratto. Ricordiamo che il contratto si fa in due, non si fa da soli, si fa con due parti che provano a trovare delle condizioni che siano dignitose per una parte e sostenibili per l'altra. Io penso che se non potranno avere dei collaboratori, molto probabilmente non potranno continuare ad avere gli stessi clienti, e forse questi clienti andranno verso altri professionisti. All'obiezione, e se un avvocato perdesse un cliente importante? Beh, è un'obiezione giusta,
E io dico che in questo momento, oggi, senza questa legge, se un avvocato perde un cliente importante, manda a casa i suoi collaboratori senza alcun diritto, alcun preavviso, alcuna tutela, alcun ammortizzatore. Se passasse questa proposta, il Dominus perde una grande commessa e gli avvocati, i suoi collaboratori, che nel caso fossero dipendenti, avrebbero 24 mesi di nastri. Io la trovo una situazione migliore rispetto a quella attuale, ma aspetto comunque eventuali obiezioni e sono qui. Che chiediamo subito ad Antonio, infatti il succo del discorso di Christian è un tema importante, un tema di cui evidentemente c'era bisogno di parlare. Te lo chiedo proprio nel giorno in cui i dati dell'occupazione giovanile italiana in Europa sono i peggiori, appunto, in tutta l'Unione Europea. Evidentemente riguardano anche i giovani avvocati. Prima di salutarti ti chiedo un tuo commento, una replica sul punto, sui punti evidenziati da Christian. Allora, il problema c'è, e a dire il vero esisteva anche prima che non scoprissero MGA e una CGN, perché ci sono state associazioni storicamente importanti, ne chiamo per nome ANF e AIGA, che avevano posto già nei congressi nazionali forensi questo problema. Nella stessa legge professionale si ribadiva l'incompatibilità, ma erano stati presentati a firma dell'onorevole Ferranti e dell'onorevole Cavagnaro degli emendamenti in tema di compenso volte a garantire a un collaboratore che aveva un rapporto continuativo una certa dignità. Allora, il problema sono ovviamente le situazioni che sono, permettimi il termine, perverse, cioè quelle attuali che sono situazioni di sfruttamento, e questa è un problema. Un altro problema è rappresentato dalla possibilità del sistema di reggere questa novità, perché poi anche in Francia in realtà il numero, e dove c'è un'avvocatura anche importante, il numero di coloro che hanno sans-papier, collaboratori sans-papier, è relativamente modesto. Allora, quello che mi ha colpito del disegno di legge, che peraltro fino a alcuni giorni fa non c'era sul testo, non c'era sul sito della Camera, che quindi ho letto, e può darsi che non ho letto una versione definitiva, era che la prima cosa che si parlava, ecco perché io parlavo di sindacalizzazione in questo disegno di legge, era che si parlava del compenso e della contrattazione connettiva con i sindacati e le associazioni, a questo punto, dei grossi studi legali. Ecco, a mio avviso questa è un'ottica, in un momento in cui l'avvocatura cerca addirittura di recuperare un compenso dignitoso attraverso le proposte nel disegno di legge su un equo compenso, perché solo quello consentirà di far crescere questo strumento di collaborazione continuata e coordinata. Quindi mi aspetterei dalla CGN anche un sostegno a che il disegno di legge Orlando, che per il momento è rimasto ancora nei sogni del Consiglio dei Ministri, sul riconoscere agli avvocati un equo compenso, sia spinto con lo stesso entusiasmo con cui si spinge questo. Allora, quando ci sarà quella situazione, sicuramente si potranno creare le basi perché ci siano una possibilità che il sistema economicamente regga. Oggi credo che sia una bellissima affermazione di principio, perché il problema c'è, e non ignorarlo sarebbe fare come gli struzzi, mettere la testa sotto la sabbia, ma credo che la prima cosa sia normare i rispettivi diritti e doveri. Sul piano pratico io resto dell'opinione poi che la stragrande maggioranza di questi avvocati vuole essere libera e indipendente.
prendo atto che anche di questa opinione è il rappresentante della consulta della CGN. Quindi allora dobbiamo fare in modo che questo strumento non finisca per danneggiare i pochi avvocati che si troverebbero in una situazione per cui il nuovo, chiamiamolo committente, mi mette alla porta perché dice no, adesso non ci sto più economicamente. Io vorrei dire che il mondo dell'avvocatura è cambiato. Io quando ho iniziato a fare la professione, prima come praticante e poi come avvocato, ero compensato con una percentuale sugli incassi delle pratiche dedotte le spese. Ecco. Questa secondo me potrebbe essere ancora una strada valida piuttosto che contrattazioni connettive. Antonio, però perdonami, c'è una sorta di, diciamolo anche, di mutazione genetica, no, dell'avvocatura. Cassa Forense ci dicono, addirittura ci parlano di un dato che è impressionante. Avvocati certo, che fatturano per altri avvocati, stiamo parlando di circa 70.000 unità, ovvero il 30% degli avvocati. Alcuni sicuramente lavorano per enti, per aziende, per carità, non voglio dire che si tratti certo necessariamente di avvocati che lavorano per altri avvocati su studi privati, associati o quelle che dal 4 agosto poi saranno le società tra avvocati, poi lì insomma vedremo anche il socio di capitale, vedremo tante altre cose. Antonio, noi in realtà non solo ti ringraziamo, sappiamo che hai fatto un sacrificio per essere con noi in puntata, quindi sappiamo che avevi un altro impegno, ti stiamo facendo fare anche tardi. Ti salutiamo. Io poi lascio una parola a Sergio che collegheremo tra poco. Dopo ti salutiamo e ti ringraziamo. Comunque, e ciao, colleghiamo. Grazie a tutti. Grazie. E colleghiamo adesso, nel frattempo che il nostro regista del Perio dei Negri di San Pietro collega l'avvocato Sergio Paparo, mandiamo proprio una clip da OCF, dalla diretta che appunto abbiamo fatto sabato, proprio in materia di avvocato dipendente. Sentiamolo. Proprio Sergio Paparo. Hai qualcosa da dire? Contattaci 331-309-7852. Io sono un po' preoccupato dall'impianto che sta venendo fuori, nel senso che secondo me non può essere costruito sulla questione economica. Intanto perché in un periodo di crisi gli avvocati non assumeranno collaborazioni, anzi tenderanno a dismetterle. Io credo che quello che va previsto è una seria definizione di cos'è il monocommittente, per evitare poi facili elusioni, perché se la monocommittenza e c'ho solo lo studio, io lo aggiro facendoti dare il mandato in 10-15 pratiche e tu non c'è più la monocommittenza. Quindi quello va definito bene, definito benissimo la questione della concorrenza quando il rapporto si scioglie, però dare la massima libertà di interromperlo il rapporto, perché non ci può essere nessuna, perché io avvocato, anche il committente deve essere tutelato, io avvocato mi devo avvalere della collaborazione se ho bisogno di collaborazione, se non ne ho più bisogno oppure non mi fido più, qualunque sia il motivo, devo essere libero di interrompere il rapporto. Scarica la nostra app Uslo Web Radio per Apple e Android. Allora, probabilmente la parte economica deve essere quello di inserire a carico nel rapporto, spostare a carico del committente una serie di costi che sono, per esempio, la previdenza, che sono gli obblighi assicurativi, che sono la formazione. Io credo che strutturato così
diventa ragionevole. Qualunque rischio di farlo diventare un rapporto che può determinare contenzioso determinerà la chiusura dei rapporti, non lo sviluppo dei rapporti. Allora, Uslow Web Radio, www.webradiouslow.it, webradiouslow.it. Le 22:24 Web Radio Sera Talk. Abbiamo ascoltato prima Antonio Rosa, il coordinatore dell'OCF. Ci ha raggiunto in diretta telefonica l'avvocato Sergio Paparo, presidente dell'Ordine di Firenze e delegato dell'OCF. Ciao Sergio. Ciao, ciao, buonasera. Buonasera a te. Abbiamo sentito le tue parole, una porzione del tuo intervento nel corso dell'assemblea e della mattinata di sabato. Prima di commentarlo insieme, anzi chiedo già prima un commento da Anna Chiara Forte, che però voleva anche replicare a quanto detto prima da Antonio. A te Chiara, 2 minuti e poi passiamo con Sergio. Allora, io brevemente volevo soltanto dire che attualmente, a differenza insomma delle cose che ha detto il collega Antonio Rosa, il sistema attuale si regge fondamentalmente sul lavoro a nero, il che crea una grossissima frattura all'interno di quello che è il mercato che tanto amano citare in questi mesi, la libera concorrenza, perché sostanzialmente esistono circa 60.000 avvocati in questa situazione senza diritti, il resto che si possono permettere studi ultra avviati perché non sopportano i costi di gestione a cui invece dovrebbero sottostare utilizzando forza lavoro a prezzi davvero ridicoli. Ora, quello che per me è un dato fondamentale è che oggi esiste, al netto di tutte le posizioni che in passato ne hanno parlato, un'unica proposta di legge, la nostra, che attualmente è in Parlamento, una proposta di legge sulla quale si può lavorare e si dovrebbe lavorare uniti, facendo confluire tutte quelle che sono le istanze, i dubbi, le perplessità, le critiche, per produrre un prodotto che sia efficace e che garantisca i diritti di tutti gli avvocati, non solo della parte degli avvocati ricchi. Normalmente l'avvocato dovrebbe lottare per i diritti di tutti, se sono giusti, non pensare ai propri personalismi e poi effettivamente valutare eventuali proposte di legge o eventuali istanze come giuste o sbagliate. Oggi c'è un solo dato che si vuole tentare a tutti i costi di ignorare. C'è una proposta di legge in Parlamento, ce l'abbiamo fatta arrivare con un lavoro durissimo. Perché non confluiamo tutti su quella proposta di legge? Perché non lavoriamo tutti su quella proposta di legge che è aperta? Abbiamo provato prima di farla passare arrivare in Parlamento, abbiamo chiesto a tutte le associazioni citate di darci una mano. La risposta è stata un no. Le motivazioni del no ad oggi non le abbiamo capite, ma oggi quella proposta c'è. Qual è la difficoltà di sederci a un tavolo congiunto anche con OCF, anche col CNF, con tutte le associazioni oggi presenti e lavorare su una proposta per il bene di tutti gli avvocati? Anna Chiara, giriamo la domanda direttamente a Sergio Paparo. Perché non sederci tutti assieme allo stesso tavolo, Sergio? Ti chiedo di una parola sulle criticità che hai evidenziato tu nel corso del tuo intervento. Prima di tutto quelle che abbiamo mandato in onda poco fa, cioè quelle da un punto di vista economico e previdenziale. No, dunque, io il tema è veramente complesso e se si vuole organizzare un tavolo di confronto, il confronto fa sempre bene, questo è fuori discussione. Però è una domanda un po' anomala, perché per sedersi e condividere un'ipotesi di lavoro bisogna anche condividere quella che è la finalità. E mi pare che il disegno di legge che ha elaborato MGA abbia una prospettiva che da più parti non è condivisa e non è condivisibile per l'approdo finale, che è quello della costruzione di una figura di avvocato dipendente. I numeri sono, e le percentuali sono quelle che sono state ricordate anche dal rappresentante della consulta della CGIL. Noi abbiamo fatto a Firenze una ricerca molto articolata, è durata 3 anni, la presenteremo, la editeremo in autunno. È uno dei temi che abbiamo chiesto a chi ha lavorato a questa ricerca, sono dei sociologi, era proprio quello del lavoro
in collaborazione i sans-papiers. Il sans-papiers è un termine che ha inventato l'Associazione Nazionale Forense. L'ANF lo rivendica. No, l'ANF con un lavoro che fece Emanuele Spato nell'ormai esatto. 2010, Sergio. 2010. Esatto, fu presentata a Firenze in un'iniziativa, il termine sans-papiers rappresenta esclusivamente il riferimento dell'avvocato che lavora senza carta propria. Questo era il riferimento, cioè l'avvocato che non ha clientela e che ha come unico cliente lo studio presso cui lavora. Da questa ricerca che noi abbiamo fatto a Firenze, ma che non sia un dato facilmente riscontrabile, ma è stato già ricordato, è che gli avvocati che si trovano in quella condizione hanno un'aspirazione, che è quella di rimanere a fare gli avvocati, anzi di crescere come avvocati, non quella di diventare dipendenti con le dinamiche e le logiche del lavoro dipendente. Allora intanto dobbiamo capire qual è il fenomeno, perché se si vuole normare un fenomeno si deve intervenire capendo bene le origini e gli sviluppi. Io credo che il dato economico che viene ricordato, l'ha ricordato anche prima la collega, è un dato che non si risolve modificando l'assetto organizzativo degli studi o modificando la qualificazione del rapporto di collaborazione piuttosto che di dipendenza. Intanto cerchiamo di capire qual è il mercato professionale degli avvocati. Cioè, a me piacerebbe che la consulta delle professioni della CGL, pronto? Eccomi. Ah sì, no, scusate, sentivo, ma a me piacerebbe che la consulta delle professioni della CGL ponesse un problema sociale, mettendo tutta la credibilità della forza della sua organizzazione. Qual è gli spazi e il lavoro che viene riservato e la tutela che viene riservata alle professioni intellettuali, cioè a quei professionisti che hanno fatto un percorso di studio universitario, un percorso di tirocinio, un percorso di esame di Stato e che oggi poi, per quanto riguarda per esempio la nostra professione, sono costretti a litigarsi il lavoro in un recinto sempre più ristretto. Allora, la battaglia. Bene, Sergio, Sergio, io approfitterei della presenza di Cristian per farti rispondere subito praticamente. Sì, ma però fammi finire scusami la domanda. Scusami tu. Allora, il problema, domandiamoci perché un 30% dichiara quei redditi. Non è lavoro nero, non è redditi evasione, un tempo poteva essere così. E il problema è che, per esempio, l'attività di consulenza, assistenza stragiudiziale non è riservata a chi ha fatto un percorso professionale. Io trovo una contraddizione enorme che si ragioni sulla tutela della qualità delle prestazioni a garantire gli utenti e poi nessuno si pone il problema, e qui chiedo davvero un intervento delle forze del mondo del lavoro, delle associazioni dei consumatori, a garantire che quelle prestazioni siano rese da i professionisti abilitati. Allora, se noi intervenissimo su questo e ci qualizzassimo su questo, probabilmente il dato economico avrebbe delle prospettive nettamente diverse da quelle che ci sono attualmente. Poi dopo c'è il problema di questi colleghi che sostanzialmente non hanno clientela. Come ho detto nell'intervento di sabato, però secondo me il problema non lo si risolve incanalando questo fenomeno in schemi rigidi che mutuano alcune dinamiche del lavoro dipendente. Dato perché non lo vogliono i colleghi, non è questo il dato. Il problema è che l'avvocato deve essere libero di instaurare i rapporti di collaborazione e deve, secondo me, in quel periodo di collaborazione essere garantito al collaboratore gli istituti sociali. Credo che per esempio la previdenza se ne debba far carico il committente, credo che della formazione, dei costi di formazione, a maggior ragione perché è obbligatoria, debba farsi carico il committente, e credo che si debba lavorare in questi temi, ma trovo veramente improponibile che si ragioni in termini di preavviso. La collaborazione si basa su un rapporto fiduciario. E se il rapporto è fiduciario e la fiducia salta, non ci possono essere 24 mesi, 12 mesi, ma neanche un mese può essere eccessivo.
Io credo che Christian, si debba ragionare in questi termini. Sergio, diamo la parola a Christian, perché gli hai fatto diciamo un bel domandone a questo punto. Christian, direi che è arrivato il tuo momento. Anche per i consigli della consulta, e peraltro sarebbe piacere anche che la tua associazione, non so se fa parte di una associazione, si volesse confrontare con la consulta, ma il problema delle professioni intellettuali, delle condizioni di lavoro delle professioni intellettuali, più o meno ce lo siamo posti ai tempi in cui l'avvocato Spata faceva la proposta su San Papier, quindi circa nel 2010, quando è nata la consulta delle professioni. Siamo forse giunti a conclusioni che sono, non dico diverse, ma forse, mettiamola così, complementari. Diciamo che sicuramente il nostro modo di affrontare il problema delle professioni intellettuali dal lato della tutela non aveva come presupposto, come dire, il tutelarli sì, ma non esagerare, oppure tutela sì, ma non troppa, per citare un intervento all'ultimo riunione dell'OCF. Ecco, noi pensiamo che la tutela per un lavoratore non è mai troppa, specie se è concordata, contrattata con una parte che sostiene e che assicura che quella tutela sia sostenibile. Io sinceramente credo, pur non essendo stato un sostenitore del Jobs Act, perché che l'idea di sboscare il numero di contratti fosse probabilmente una finalità positiva da perseguire. Per questo io sono dubbioso rispetto a pensare ad un contratto ad hoc per l'avvocato, in cui magari il compenso o le tutele o le modalità di lavoro siano decise dal ministero e dall'ordine. Io continuo a preferire le condizioni di lavoro contrattate attraverso il sistema della rappresentanza, che è rappresentanza dei datori di lavoro, ovviamente, e rappresentanza della parte dei lavoratori, della parte debole. Ecco, io sinceramente penso che il preavviso per un lavoratore è un problema. Scusami, Cristian, perdonami se ti interrompo un attimo. È stata posta da Sergio una questione non proprio secondaria per noi avvocati. Allora, poni il caso che io abbia un collaboratore, no? Di fatto un mio dipendente. Lo mando in udienza, non segue le mie indicazioni e si interrompe le mie indicazioni o le indicazioni del mio cliente, le indicazioni che io o dal mio cliente e per il quale io ho il mandato, no? Ma soprattutto non segue le mie indicazioni. Che faccio? Non posso diciamo mandarlo via dallo studio, devo essere obbligata a reintegrarlo, cioè, capisci? Non è un problema secondario questo, perché è un rapporto di fiducia. No, vabbè, però per dire, è un rapporto di fiducia che io ho con quest'altro avvocato, insomma, questa è una questione non da poco. Però, dovete scusarmi, io non tratterei l'argomento, a parte che io ovviamente non sono un giurista e in merito a questo argomento forse io parlo più di dinamiche politiche. Io però voglio dire che prendere questo tipo di esempio mi ricorda un po' come quando si parla del lavoro pubblico e si dice: ma se io attingo il cartellino e vado in barca, è giusto che possa essere licenziato? La risposta è sì, non so quanti sono i dipendenti pubblici rispetto ai milioni di dipendenti che abbiamo che davvero vanno in barca. Allora io dico, se c'è una perdita della fiducia nel rapporto di lavoro, posto che non esiste più la reintegra, posto che il licenziamento per motivi soggettivi, sapete voi meglio di me in che modo è normato, se c'è una perdita della fiducia o un comportamento del dipendente che non segue le direttive, è evidente che, o quantomeno che non porta a casa un risultato, anche perché io ripeto di nuovo, il lavoro dipendente ormai è cambiato, il medico segue dei protocolli, non segue delle direttive. Ok, i professionisti e i dipendenti, nel senso i dipendenti con altre professionalità, seguono dei protocolli e devono portare un risultato. Ora, io sinceramente pensare che ci debbano essere regole particolari per gli avvocati
e che questo crei un problema insormontabile. Io penso che sia assolutamente, mi scusi, un po' capziosa come obiezione pensare a questa unicità dell'avvocato che non è, che non permette la riduzione della situazione ad una dinamica più generale. E dopodiché, se c'è un problema particolare, proprio unico dell'avvocato, ebbene, ne parliamo e cerchiamo di risolverlo all'interno di una discussione ampia, finalizzata però a difendere questi 70.000 o quanti sono lavoratori, perché per me questo sono innanzitutto, che sono senza diritti, che sono che vivono con compensi bassi, che come un dipendente dipendono da un altro, da un'organizzazione che non è la propria, e nascondersi dietro le eccezioni rispetto alla generalità dei dipendenti, secondo me non ci porta da nessuna parte. Se abbiamo obiezioni, proviamo a tirarle avanti e le risolviamo. No, scusate, però no, mi pare però che io ho posto un'altra questione. Ah no, io rispondevo alla tua conduttrice. Sì, 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 no, io però ho posto un'altra questione ed è questa. Il comparto, intanto le ho detto che i dati e la conferma, ma su questo voglio dire, è verificabile in maniera molto facile anche conforme di questione, i colleghi che lavorano, che si trovano in quella situazione professionale, sono colleghi che ambiscono non ad essere, a rafforzare la situazione di dipendenza, ma aspirano giustamente alla loro autonomia, alla loro indipendenza. L'ho già detto quando non era in collegamento, sono d'accordo con lei. L'ho già detto quando non era in collegamento, sono d'accordo con lei. No, perfetto, dando ragione. Però mi faccia, dando ragione. La ringrazio. Allora, il problema è innanzitutto economico, cioè se c'è un terzo di colleghi che si trova in quella situazione di redditività bassa, di carenza di lavoro, è perché il lavoro degli avvocati, delle professioni intellettuali in genere, ma il lavoro degli avvocati in particolare, cioè un lavoro che trova una sua radice, una sua legittimazione all'interno della nostra Costituzione, non è tutelato. Cioè lo Stato, allora io l'avvertenza, mi aspetto che la CGIL l'apra nei confronti dello Stato, che sta consentendo che quote importanti di servizi di mercato professionale sia considerato sostanzialmente merce e sia considerato sostanzialmente un prodotto che può essere fornito da chiunque. Ci abbiamo la consulenza data in maniera quasi tipo i call center tramite internet, la consulenza non è riservata e l'assistenza stragiudiziale non sono riservate a chi ha studiato a costo di sacrifici e con un percorso anche sempre più faticoso per dare quel lavoro. Allora questa è la prima battaglia. Una volta che questa è la battaglia, io credo che intanto si aumenta il PIL, poi si deve ragionare in come lo ripartiamo il PIL rispetto agli avvocati, ma se noi continuiamo a considerare questo è un periodo di crisi molto forte dal punto di vista economico, è quasi anacronistico oggi parlare di quel disegno di legge nel momento in cui le collaborazioni si chiudono perché si chiudono gli studi professionali. Ma non è così. È così. Va bene, questo le ripeto, io faccio il presidente di un consiglio dell'ordine e quotidianamente mi devo confrontare con colleghi che mi vengono a rappresentare le loro difficoltà. Abbiamo fatto, commissionato a un istituto universitario di sociologia un'indagine e i dati ci dicono questo. Oggi c'è una difficoltà, la collaborazione si instaura quando c'è il lavoro. Un avvocato assume un rapporto di collaborazione quando ha quote di lavoro che non riesce a gestire. Ma scusi, anche un salumiere banale. Però, scusi, anche un salumiere. Se ha mercato. Certo, appunto, se ha attività assume qualcuno. Perfetto. Non voglio confrontare le professioni, ovviamente, che sono estremamente diverse, era per dire. Perfetto, ma guardi, ci stiamo intendendo. Se quel mercato non c'è, stiamo parlando di alzo, è inutile pensare di normale forme di collaborazione quando le collaborazioni si tenderanno sempre di più a eliminare. Perché un costo, allora, per come io intendo le collaborazioni, il collaboratore io gli devo fornire una assicurare una professionalità, assicurare la formazione, assicurare, secondo me, i costi della sua previdenza e i costi degli obblighi assicurativi previsti. Dopodiché devo investire, e se devo investire anche dal punto di vista economico. Questo in un periodo di crisi
oggi non è possibile, quindi andare a ipotizzare oggi di normare questo fenomeno vuol dire davvero massacrare questa ipotesi. A me piacerebbe, ripeto, che la Consulta, disponibilissima a mettere l'Ordine di Firenze a disposizione per un'iniziativa anche nazionale di dibattito, di discussione, di analisi su questo dato, intanto proteggiamo il lavoro. La CGIL, siccome si occupa, ha detto, tuteliamo il lavoro invece di ragionare prima sui presunti dipendenti o collaboratori al nero. In questi giorni si ragiona di tutelare, di tutelare i dentisti, limitando e riservando, escludendo la possibilità che altri operatori sanitari possano svolgere quota del loro lavoro. Questo per gli avvocati non è mai stato. Anzi, lei sa perfettamente che nella legge professionale era prevista la riserva di attività stragiudiziale solo se riservata alla successiva attività giudiziale. E sa benissimo che l'autorità garante della concorrenza del mercato nel disegno di legge concorrenza ha messo in discussione anche questa norma. Io non ho sentito la CGIL protestare. Guardi che se le quote di lavoro aumentano, se il mercato professionale cresce, i rapporti di collaborazione si svilupperanno. Mentre oggi allora, sono d'accordissimo, perché comune. Bene, allora confrontiamoci su questo. E no, io però le dico, noi guardiamo un po' ampio, solo tre cose. Primo, sull'aumento dei volumi dell'economia e del PIL, noi abbiamo presentato il piano del lavoro che prevede investimenti pubblici per far aumentare la ricchezza generale del paese, i volumi di economia, gli scambi, e questo creerebbe valore aggiunto e creerebbe anche più possibilità anche per i professionisti, non solo gli avvocati, di avere possibilità scusi, la interrompo subito. È proprio di questi giorni. Io non l'ho interrotta mai invece. No, ma mi scusi, però è proprio di questi giorni una iniziativa di un'associazione di consumatori che ha impugnato un bando di un'amministrazione comunale, ma queste sono cose purtroppo all'ordine del giorno, in cui il rapporto, la committenza ai professionisti, cioè in questo caso agli avvocati, è fatta sulla base del massimo ribasso. Allora, io vi... Noi contro il massimo ribasso ci siamo. Vi chiedo scusa. Io vi ho lasciato interrompere perché era molto, molto interessante il vostro scambio. Volevo innanzitutto dare lettura un attimino di due messaggi che ci sono arrivati, non firmati tutti dallo stesso mittente. Il problema esisteva prima, ma per anni e anni non sono arrivati a niente. Le associazioni si sono parlate addosso. Poi aggiunge... questo però mi dispiace che non si firma perché se ne dovrebbe prendere la responsabilità. Antonio Rosa è stato onesto, lui cura gli interessi del sistema, dei padroni. Detto questo, io volevo chiedere alla regia di mandare l'ultima clip estratta dall'intervento di Sergio Papparo all'OCF, perché poi si sposta tutto sul piano politico. La sentiamo e poi chiediamo anche a Sergio che cosa intendeva dire in quel passaggio. Siamo in diretta sulla radio dell'Avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradiouslow.it. Il massimo supporto dell'Assemblea ai lavori del gruppo, anche perché ci sono queste fughe in avanti improprie del disegno dell'ipotesi CGIL, c'è anomalie secondo me nella posizione di ANF, ma il tema, per il motivo che diceva Antonio, è assolutamente delicato, perché nel momento in cui ci sarà la possibilità di fare le società con il socio di capitale nei termini che si prospettano, l'interesse, noi, questo è il ragionamento che dobbiamo fare, qual è l'interesse della categoria, cioè di quella parte di avvocatura che vuole continuare a fare gli avvocati con il rispetto di determinate regole, autonomia, indipendenza, eccetera. Perché da un lato c'è la spinta a dire bene, vadano via, perché la crisi questo sta determinando. Cioè vede questo fenomeno, siccome non c'è lavoro si rinuncia alle collaborazioni e sono colleghi che potrebbero essere costretti a cancellarsi, ma in realtà sono colleghi che se anche si cancellassero non smettono di fare questo lavoro.
perché tra l'altro il nostro lavoro, la parte riservata, è solo la parte giudiziale, e basta prendere un ragazzino e dargli il mandato, l'attività stragiudiziale la continua a fare. Ma a maggior ragione quando ci saranno le società, questi colleghi diventano terreno di conquista a 2 euro di quelle strutture. Hai qualcosa da dire? Contattaci 331 309 7852. Ecco, nuovamente in diretta Web Radio Sera Talk. Abbiamo sentito l'ultima parte, in realtà era la prima parte dell'intervento di Sergio Paparo, in cui parlava di fughe in avanti su questo disegno di legge, riprendendo anche quello che prima aveva sostenuto Antonio Rosa, e poi posizione non chiare di ANF. Innanzitutto un commento lo chiedo ad Anna Chiara, perché stasera c'è stato un posto di Cosimo Matteucci, presidente di MGA, sul punto. Cosa dici? Io innanzitutto dico, e questo vale insomma un po' per tutto quello che ho sentito, che se uno ha bisogno di collaboratori li deve pagare, li deve assumere se è necessario, e dobbiamo uscire un attimo da queste petizioni di principio per renderci conto che il mondo dell'avvocatura è sì in crisi, ma tutto il mondo dell'avvocatura, non solo la parte che ci piace di più, cioè sia quella che magari in questo caso è quella un po' più ricca. C'è tutto un mondo di persone che non sono più neanche tanto giovani, che versano in condizioni davvero pietose, a cui però nessuno di loro ha fatto riferimento. Poi, per quanto riguarda l'intervento sulle politiche del lavoro e che la richiesta perché la CGIL non interviene su questo e interviene su una proposta che si ritiene inutile, io vorrei capire perché il nostro organo di rappresentanza politica non lotta per questa cosa, perché il CNF non si batte affinché tutti gli avvocati abbiano il decoro e la dignità necessarie per svolgere questa professione? Questa è la domanda, non lo deve fare la CGIL, lo dovremmo fare noi. Perché ci preoccupiamo di tante varie eventuali cose che in realtà non sono dirimenti per l'avvocatura, ma solo per pochi centri di interessi, e poi cadiamo dal pero quando un'associazione che ha raccolto le istanze di molti colleghi che hanno pari diritto di quelli un po' più ricchi chiede semplicemente di legalizzare una situazione di fatto? Non abbiamo chiesto di creare l'avvocato dipendente, abbiamo chiesto di fornire uno strumento di tutela. Chi vorrà lo utilizzerà, chi no rimarrà nell'alveo della mera collaborazione. Il fatto che poi aderiranno o meno, quanto saranno le cifre di avvocati che aderiranno o meno, non ci interessa. C'è un vuoto normativo, una lacuna e un arbitrio. Noi dovremmo stare tutti insieme per colmarlo. Io fino adesso ho sentito soltanto appunto petizioni di principio, eccezioni che nel merito non vanno al cuore di nulla. Se dico che la proposta non prevede la formazione tout court dell'avvocato dipendente, neanche un'assunzione diretta, ma solo uno strumento che, e qualora uno volesse, potrebbe attuare, potrebbe utilizzare, non capisco tutte le eccezioni che sono state sollevate fino ad ora a che cosa si riferiscono. Cioè, se uno studio grande gli viene meno una commessa e non può pagare i collaboratori, si siede a tavolino e studia, il Dominus si siede a tavolino, riprende la penna in mano e si fa l'atto da solo, è facile. Sergio, effettivamente questo è un punto, perché il pericolo paventato da te, da chi dice in ingabbiare troppo questo lavoro può portare la perdita di questi rapporti di collaborazione, poi però lo spazio vuoto dei collaboratori deve essere riempito, e da chi viene riempito? Questa è una domanda. Secondo, ti chiedo, quello che mi preme veramente di più è che cosa intendevi con le fughe in avanti, e poi sulla posizione non chiara di ANF su questo specifico punto. Allora, no, fughe in avanti è quello che ho cercato di dire. Ho detto che secondo me non è questo il modo di rapportarsi al fenomeno. Il fenomeno è un fenomeno serio, è un fenomeno largo, è un fenomeno che dipende intanto dal fatto che non c'è possibilità di lavoro e che molti colleghi, soprattutto i più giovani, ma non solo loro, sono costretti a
rinunciare alla propria autonomia, al sogno di costruirsi un proprio studio, perché il lavoro viene canalizzato verso altre forme al di fuori dell'avvocatura. Cioè, ma non è già così, non è già così secondo te? Cioè, tante realtà, soprattutto nelle grandi città, penso a Milano, ma comunque andate in grandi città, non è già così, hanno già rinunciato. No, attento, certo che è così, ma allora bisogna capire e non riempirsi la bocca di proclami per la tutela del consumatore, la tutela dell'utente, la tutela del cittadino. Ripeto, io non riesco a capire perché il mio lavoro, il lavoro del collega giovane che si è fatto il mazzo, 5 anni di università, 2 anni di pratica, un esame di Stato che è un 3 dall'8, e poi il suo lavoro lo può fare una società commerciale tranquillamente, dove non c'è possibilità di concorrere. Allora, intanto recuperiamo il rispetto e la dignità delle competenze professionali. E una volta fatto questo, vediamo se questo è il fenomeno, perché io ho fatto solo 35 anni che faccio l'avvocato e tutti i rapporti collaboratori che io ho instaurato li ho trasformati poi in rapporti societari. Io ho una società professionale di 7 persone, sono tutti ragazzi, o anche ex ragazzi, che poi sono diventati avvocati. Oggi non sarebbe più possibile ripetere questa esperienza, perché oggi ci sono i miei concorrenti, non sono dentro la professione, sono fuori, sono le società commerciali, sono le società di consulenza, sono le società di assistenza, sono i vari Groupon che danno prestazioni professionali di consulenza tramite internet. Allora, prima dobbiamo risolvere il problema, ripeto, perché l'aspirazione giusta, legittima, che noi dobbiamo invece coltivare di questi colleghi più sfortunati è quella di fare gli avvocati, di avere il proprio studio, di avere la propria autonomia. C'è un problema di specializzazioni, perché se avremo un sistema di specializzazioni serie, quello migliorerà la qualità delle collaborazioni e renderà più forti i collaboratori, proprio perché specializzati con titoli spendibili. Io non ho nessuna intenzione a 62 anni di andarmi a specializzare, ho l'intenzione, la necessità e il desiderio di potermi avvalere di collaboratori, di specialisti. Allora, ci sono questi fenomeni. Il dato normativo, pure e semplice, mi pare assolutamente velleitario. La posizione non chiara di ANF, che ha posto il merito di aver posto il problema, e che non ho capito se ANF, qual è la posizione che ANF sostiene. Leggerò il documento elaborato dal Consiglio nazionale, così come non ho ancora capito l'AIGA qual è la proposta concreta che farà. E sono le due associazioni che questo problema se lo sono posto. Si è aperto il dibattito, merito al Sergio, questo fine settimana come consigliere nazionale, come sai, insomma, sono stata impegnata anche io, quindi abbiamo votato, sì, abbiamo fatto il documento, quindi sicuramente lo so, quindi leggerà. Nel frattempo è arrivata un messaggio sul nostro numero di Uslo Web Radio e ci dice questo collega, considerando che abbiamo già visto che le tutele senza sanzioni non valgono, se i praticanti teoricamente avrebbero diritto a equo compenso ma non vedono un quattrino, in quale pianeta è pensabile possa diffondersi un contratto da avvocato dipendente? Questi strumenti si scontrano con la realtà, servono quindi sanzioni, ci saranno? Quali saranno, penali, amministrative, deontologiche? Insomma, un bel domandone anche questo. Anna Chiara, ci avete pensato? Noi veramente abbiamo pensato che era già la proposta di legge lo strumento, la sanzione, perché nel momento in cui cade il divieto e si può ricorrere al giudice del lavoro, se io non vengo pagato vado dal giudice del lavoro. Nel momento in cui vengo sfruttato e non mi vengono riconosciuti dei diritti, io so che posso adire il giudice del lavoro per tutelarmi. Oggi non lo posso fare. Oggi sono completamente lasciato alla mercé di chi decide se pagarmi, quando pagarmi, come pagarmi, non pagarmi mai. In quell'ottica di tutela sì, tutela no e fuga in avanti. Detto questo, è ovvio che riuscire ad avere una normativa che preveda anche il ricorso ad un giudice, secondo me, è già uno strumento di tutela. Poi questo è ovviamente il nostro pensiero, però è condiviso da diverse persone. Sergio, tu che dici?
Non mi fate dire sempre la solita cosa. Io credo che si debba lavorare, intanto voglio dire, se si prospettano queste ipotesi, io credo davvero si spaventano gli avvocati, si spaventano i colleghi e si creano meccanismi di riduzione dei rapporti, non di incremento. Io credo che in una situazione, purtroppo viviamo in una situazione di mercato in crisi, perché oggi avremmo la possibilità di dovremmo costruire dei rapporti contrattuali di collaborazione che, ripeto, scarichino e gravino sul titolare dello studio quelli che sono costi che in un sistema di autonomia l'avvocato dovrebbe sopportare da solo. Però tu, come presidente dell'ordine, in questi anni hai visto colleghi che hanno portato i propri dominus, anche davanti al Consiglio dell'Ordine, quando di deontologia si occupava il Consiglio dell'Ordine, per esempio? No, ma anche tuttora non c'è nulla di questo, intanto perché è un contenzioso che poi è difficile dal punto di vista giuridico, ovviamente oggi non è neanche ipotizzabile. Quello che ho visto, vedo e considererò, credo, purtroppo a vedere, è questa situazione di assoluta incertezza in cui soprattutto le fasce più giovani si trovano, ed è la cosa che ferisce di più e che angoscia di più. Io quello che l'aspettativa che sento dai colleghi che si trovano in questa situazione è quella non di essere stabilizzati, è quella di potersi formare, di poter sopportare i costi della previdenza, di poter sopportare i costi assicurativi e l'incertezza di non poterlo fare in questa situazione. Io credo che un passo alla volta, cioè le direttrici dovrebbero essere intanto assicurare appunto un reddito netto da spese, cioè dai costi aggiuntivi, perché il problema non è chi fattura i 15.000 euro, i 20.000 euro, i 10.000 euro, il problema è che su quei 10.000 mi devo pagare la mia previdenza, e siccome in quella fase della mia vita professionale io sto lavorando per un avvocato, per uno studio, allora è giusto che quei costi li gravino anche i costi della formazione, ma questo l'ho già detto. E l'altra è quella di migliorare le mie condizioni. Io credo che la forza contrattuale più grossa per un collaboratore sia quella della competenza, della specializzazione, non credo al strumento di tutela, perché potrebbe indurre appunto anzi potrebbe aumentare le forme di ricatto, di lavoro nero e di interruzione dei rapporti. Vi do un dato: a noi non è mai arrivato un solo esposto di un praticante che abbia lamentato, o di un giovane collega che abbia lamentato forme di vessazione da parte dei dominus, eppure sappiamo che ci sono, e anche di molto umilianti, però non arriva un solo esposto. Probabilmente non è perché questo fenomeno non c'è, ma forse per l'efficacia anche sanzionatoria che finora c'è stata. Io credo che sia anche la paura poi di non riuscire in quella comunità poi a ritrovare una collocazione. Mentre è sanzionata la controparte. Cristian, perdonami, io volevo fare un attimo una pausa pubblicitaria perché abbiamo ancora un ospite da collegare e siamo veramente in ritardo nonostante il nostro proposito di non... Minuto. Ed volevo porgere un ramoscello d'olivo all'avvocato Paparo. Sì, ma io non ho litigato con nessuno. Io lo porto comunque il ramoscello. Grazie, io lo prendo. Se c'è un minuto. Vai, Cristian. No, perché diciamo, prima del ramoscello, soltanto l'obiezione, dico, è vero che c'è questa difficoltà, però voglio dire, gli studi di ingegneri, gli studi di architetti, gli studi medici riescono a pagare i loro collaboratori, i loro dipendenti, senza per questo aver interrotto l'attività di architettura o di ingegneria in Italia. È soltanto un problema di sostenibilità e di efficienza dell'azienda. Ma il mio ramoscello è questo. Io ho chiesto di essere presente, di essere audito come esterno alle riunioni di OCF che parlano di questa
proposta di legge. Legittimamente non sono stato invitato, per carità, è legittimo assolutamente. Però volevo dire, oltre, io appena saprò che c'è una nuova riunione, chiederò di nuovo di essere udito come esterno. E però mi piacerebbe, dico, siamo d'accordo però, avvocato, che quindi i contributi previdenziali, la formazione, i contributi assistenziali devono essere a carico del Dominus? Siamo tutti d'accordo? Questa è la mia questo? Proposta. Questa è io sono d'accordo perché l'ho proposto. E siamo d'accordo, magari anche in OCF, a dire partiamo da questo punto in cui tutti gli avvocati siamo tutti d'accordo che almeno i contributi previdenziali deve pagarli il Dominus. Io dico, io sono per la proposta del lavoro dipendente. Dopodiché va bene se l'OCF insieme, se magari io sono un 51esimo di OCF, io le faccio invece organizziamo su questi temi un confronto, una tavola rotonda a Firenze. Noi abbiamo come ordine una web tv dell'ordine, che quindi poi ci consente di... Non mi piacerebbe che fosse un organo politico dell'avvocatura, che fosse dell'avvocatura, se dicessi... Io non sono titolare. Non posso dirmelo lei, però facciamolo insieme questa cosa. No, certo, però magari lo, se ci fosse deve la possibilità... Ad Antonio Rosa, non guido io. Volevo, ma purtroppo è andato via prima. Comunque, ecco, lo chiederò di nuovo ad Antonio Rosa. Mi piacerebbe, se almeno in questo, se c'è la possibilità di andare all'OCF e dire, mettiamoci d'accordo, almeno su un punto, i contributi previdenziali li paga il Dominus. Poi ragioniamo, sul resto ragioniamo. Va bene? Io ho già fatto la mia proposta, la mia disponibilità. Perfetto. È una proposta che comunque Antonio Rosa sicuramente è ancora in ascolto, avrà sentito, recepito o sentirà più tardi. Io allora do la linea alla regia, facciamo una piccola pausa e poi colleghiamo il collega Di Molfetta, con cui siamo gravemente in ritardo. Adel, vai con il jingle. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Forense Card è una innovativa carta di credito della Banca Popolare di Sondrio, circuiti Visa e Mastercard e con funzionalità contactless, studiata esclusivamente per gli avvocati iscritti a Cassa Forense. Dotata di 3 linee di credito, per pagare i tuoi acquisti o prelevare presso tutti gli sportelli ATM, per versare i tuoi contributi alla cassa senza spese aggiuntive, via internet, con rimborso a saldo o con modalità rateale, e per disporre di un plafond assegnato per accreditare una somma sul tuo conto corrente da utilizzarsi per qualsiasi esigenza, da rimborsarsi mensilmente. Cosa aspetti? Attiva subito Forense Card su www.cassaforense.it tramite la tua area riservata. Basta avere un conto corrente bancario o postale in qualsiasi istituto, senza la necessità di aprirne uno nuovo presso BPS. E non da ultimo, il canone annuo è gratuito. Banca Popolare di Sondrio. Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi disponibili in banca su www.popso.it o sul sito di Cassa Forense. Chiama il numero verde 800 586 467. Uslow Web Radio si ascolta anche tramite telefono. Come? Con la nuovissima applicazione Uslow Web Radio, che puoi scaricare dall'App Store e da Google Play. Con la nuova app di Uslow Web Radio c'è un nuovo modo di ascoltare la radio degli avvocati. Naviga tra le nostre pagine tematiche e approfondisci le materie che ti interessano di più. Puoi ascoltare, riascoltare, approfondire i temi della giustizia, cercare i contenuti e salvarli. La formazione professionale diventa smart. Avevi già scaricato l'applicazione? Per i dispositivi Apple fai l'aggiornamento. Per quelli Android devi cercare nello store la nuova app. Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati. Da colleghi a colleghi, da oggi in tutti gli smartphone. www.webradiouslow.it. Web Radio Sera, io sono Pierluigi Serra, questa è Uslow Web Radio e stiamo parlando di avvocato dipendente nella proposta di legge atto Camera 4480 congiunta MGA CGL, prima firmataria, non l'abbiamo detto prima, Chiara Gribaudo del PD, Andrea Maestri, Valentina Paris. Abbiamo in collegamento con noi adesso in ritardissimo, per cui ci scusiamo, il collega di Milano, Nicola Di Molfetta. Ciao Nicola. Ciao, buonasera a tutti quanti. Buonasera. Ciao a Nicola. Te.
Allora, Nicola, ne parlavamo brevemente prima in backstage, oggi è tornato stranamente virale una tua intervista del 21 maggio 2013, realizzata sul sito Lettera 43, di cui, se non erro, tu eri scrittore. L'intervista era del collega Enrico Castaldi, che aveva fondato uno studio franco-italiano in Castaldi, Moore & Partners, a Parigi, e si parlava proprio di questo tema degli avvocati dipendenti. Se ne parlava appunto dell'esempio francese, e il collega ci diceva che però la risposta francese non era delle migliori. Qual è il tuo commento e qual è il tuo pensiero, anche a distanza di tutti questi anni, che però appunto è tornata d'attualità proprio oggi, proprio in concomitanza con questa nostra puntata? Sì, è tornata di attualità perché la situazione di 4 anni fa è uguale a quella di oggi, fondamentalmente. Vabbè, in Italia chiaramente questo tipo di inquadramento non è ancora possibile. L'unico precedente, se così lo possiamo chiamare, è un insieme di linee guida che è stato preparato dall'Associazione degli Studi Legali Associati, l'ASLA, che indica, diciamo così, agli studi membri dell'associazione una serie di parametri, di indicazioni da tenere in considerazione nel momento in cui si vogliono, come dire, avere dei punti di riferimento per gestire i rapporti con i propri collaboratori. La proposta di legge secondo me è molto interessante perché, come è stato detto probabilmente all'inizio della puntata, solleva un problema. Poi in realtà i temi che restano aperti sono ancora tantissimi. In Francia cos'è accaduto? Quando alcuni anni fa l'ordinamento francese ha introdotto una legge che prevedeva la possibilità per gli studi legali organizzati in forma di società di assumere gli avvocati collaboratori e quindi di farli diventare a tutti gli effetti dei dipendenti, ci sono stati alcuni studi che hanno affrontato questo percorso, salvo poi però fare immediatamente o quasi marcia indietro, perché, come si può facilmente immaginare, la quantità di oneri, a cominciare da quelli previdenziali, che vanno a gravare sul conto economico di questi studi, di tutti questi studi, e parliamo di grossi studi che avevano fatto questa sperimentazione a Parigi, rende assolutamente poco sostenibile la, diciamo così, quella forma organizzativa. Allora che cosa è successo? E questo io l'ho scritto invece più volte in anche alcuni miei editoriali su legalcommunity.it. Sì. Cosa ha fatto Parigi, l'ordine di Parigi? L'Ordine di Parigi ha detto: va bene, noi però dobbiamo darci delle regole per gestire i rapporti con i collaboratori di studio. Non è possibile che ognuno faccia come vuole, perché nella libertà che viene lasciata a ognuno di fare come vuole, ovviamente ci saranno delle situazioni di privilegio, di vantaggio, se uno ha la fortuna di lavorare, perché ne so, per uno studio molto grosso, molto ricco, è interessato a pagare molto bene i propri collaboratori, fatta sempre salvo la precarietà della loro posizione, e comunque poi ci saranno anche tanti altri studi più piccoli, meno capaci di garantire determinate retribuzioni e così via, in cui i collaboratori rischieranno addirittura lo sfruttamento. Quindi che cosa ha fatto l'Ordine di Parigi? L'Ordine di Parigi ha detto: ok, chiunque voglia avere un collaboratore al proprio interno, all'interno del proprio studio, deve sottoscrivere una specie di contratto, un contratto che viene, diciamo, vidimato all'Ordine e che fissa dei minimi retributivi. Cioè, se lo studio vuole avere un collaboratore, gli deve riconoscere almeno, adesso io le cifre non le ricordo sinceramente a memoria, ma facciamo un esempio così ipotetico, almeno 1200 euro al mese di retribuzione, e questo è un compenso che sale con l'aumentare, diciamo così, dell'anzianità di studio del collaboratore in questione. Perché io spesso faccio riferimento a questa soluzione che è stata adottata a Parigi e che oggi vincola
buona parte degli avvocati parigini che lavorano in studi organizzati o associati, perché consentirebbe di risolvere il problema o di affrontarlo, se volete, in maniera molto più diretta che non l'imbarcarsi nella lunga, incerta e impervia maratona dell'approvazione di un progetto di legge che, per quanto possa essere meritevole nelle sue intenzioni di partenza, poi chiaramente rimanda a decreti attuativi che definiscano qual è la condizione dell'avvocato monomandatario, rimanda a un ipotetico contratto nazionale di lavoro in cui vengano definite i livelli retributivi da contrattazione, rimanda tantissime questioni che, quando anche questo venisse approvato prima della fine della legislatura, cosa che ritengo assolutamente molto improbabile, comunque lascerebbe pendenti un sacco di questioni essenziali perché la legge poi produca i suoi effetti. Pensiamo soltanto alla legge professionale della 247 del 2012 e il regolamento sulle specializzazioni che stiamo ancora aspettando e nessuno ancora l'ha visto, quindi immaginiamo che cosa possa accadere su un fronte di questo genere. Poi è vero che secondo me è giusto dire, e questa è una posizione che condivido sempre io, non neghiamoci uno strumento, non neghiamoci una possibilità, perché alla fine nessuno viene obbligato ad adottare o a essere inquadrato in un certo modo, è vero, però il problema è che nessuno vorrà inquadrare i propri collaboratori in una forma di dipendenti. Guardate, qualche anno fa su Legal Community abbiamo fatto un pesce d'aprile, noi qualche volta il primo di aprile organizziamo un pesce d'aprile con fake news, no? Oggi tutti quanti conoscono questo termine. Adesso oggi, sono senz'altro più diffuso. Fake news, infatti. Esatto, infatti. È un termine. Qual era? Tutti. Allora, era proprio questo, cioè noi avevamo scritto la mattina di quel primo aprile questa notizia in cui dicevamo: fonti con cui ha potuto parlare Legal Community ci confermano che è stato presentato, cioè quello che è accaduto, un progetto di legge che obbligherà, la differenza era questa, obbligava tutti gli studi legali con più di 15 collaboratori ad assumere questi, diciamo, collaboratori con un contratto da lavoratore dipendente. Quale fu la reazione? La reazione fu il panico, cominciarono a chiamarmi, mi mandavano le email: ma tu sai chi è l'onorevole che sta seguendo la cosa? Ma tu sai per caso? Sicché quando poi, come facciamo di solito a fine giornata, poi mandammo una mail in newsletter a tutti quanti, che si diceva che quella era una fake news, che però la reazione che c'era stata dimostrava due cose: uno, che il problema era vivo più che mai, perché questa è una situazione estremamente diffusa, come voi avete ampiamente detto durante la trasmissione e sottolineato, e due, è un problema che, se non viene, come dire, gestito consapevolmente, rischia di creare veramente dei disastri inenarrabili, perché purtroppo ci sono strutture che oggi riescono a stare in piedi, alcune riescono a stare in piedi anche molto bene, grazie al fatto che i rapporti di collaborazione con gli avvocati che lavorano nello studio, che hanno come cliente lo studio fondamentalmente, quindi si reggono, diciamo, su questa cornice contrattuale molto molto leggera. Se si passasse da questo alla condizione di veri e propri lavoratori dipendenti, il cui rapporto con lo studio è regolato da un contratto nazionale collettivo, con tutta una serie di oneri a carico dello studio, dei soci dello studio o del proprietario dello studio,
la cosa secondo me cambierebbe notevolmente. E purtroppo io penso che non ci sarebbe una conversione in rapporti di dipendenza di massa degli attuali rapporti di collaborazione. Questo è il punto. Cioè, il passaggio, il salto non sarebbe automatico, ma sarebbe necessariamente mediato dalla volontà o meno di chi dovrebbe assumere queste persone, questi professionisti, di farlo. E ripeto, uno prima di farsi carico di una serie di oneri così pesanti, soprattutto così difficili da gestire, ci penserebbe due volte fondamentalmente. Questa è un po' la mia perplessità. Quindi vero, vero, il rischio Nicola sicuramente c'è. Noi chiaramente in questa puntata purtroppo non possiamo dare soluzioni e chiediamo ad Anna Chiara e anche a Christian di fare un commento su quello che tu hai appena detto. Anna Chiara, tu che cosa ne pensi? Ma mi trovo molto d'accordo con diverse delle cose che sono state dette e penso che la situazione con Anna Chiara, soprattutto con il ruolo dell'ordine come controllore dei contratti stipulati dal Dominus, il collaboratore. Se noi avessimo la capacità, come l'hanno i francesi, di autogestirci e soprattutto autonormarci, saremmo tutti contentissimi. Vero, naturalmente mi hai dato la risposta più ovvia. Ma noi non ce l'abbiamo e purtroppo noi, il legislatore per noi è il censore e attualmente sono emersi tanti e tali problemi che riconoscono anche addirittura i presidenti dei consigli dell'ordine, però nessuno si attiva per risolverli. Noi nel nostro piccolo abbiamo trovato questa strada. Io ribadisco quello che ho detto per tutta la puntata: se ci fosse un aiuto e ci fosse l'onestà intellettuale di convergere su questa posizione per migliorarla, per renderla perfetta, perfettibile, come vi pare, noi saremmo più che aperti. Abbiamo cercato questa convergenza da sempre, abbiamo cercato uno strumento che potesse in qualche modo offrire una forma di tutela, però noi oggi abbiamo trovato questo perché abbiamo ragionato ovviamente su quella che è la nostra visuale sulla questione. Non ce l'abbiamo la capacità di autogestirci, non ce l'abbiamo neanche la capacità di considerare i nostri colleghi collaboratori come colleghi, ma lì, una volta quando entrano in certi studi diventano veramente forza lavoro, merce così barattabile con qualsiasi altra cosa. Oggi questo è il nostro strumento. Se qualcuno volesse venire a darci una mano per migliorarlo, noi saremmo assolutamente disponibili anche a cambiarne parte della struttura. Ma se ci fossero delle proposte in questo senso, io condivido molte delle cose che sono state dette nell'ultimo intervento perché sono una rappresentazione della realtà, però se nessuno mette mano a niente, non è che siccome ci potrebbe essere l'incognita che non assumerebbero avvocati, allora stiamo tutti quanti in una situazione di sfruttamento, in una situazione di illegittimità. Questo certo. Mi pare veramente poco pensabile, certo. E non opportuno. Christian, invece? Sì, anch'io assolutamente penso che sono sempre più convinto che abbiamo intrapreso il percorso giusto, perché se poi abbiamo questo tipo di interventi che riconoscono il problema, io continuo a chiedermi come facciano a esistere allora degli ingegneri dipendenti, degli architetti dipendenti negli studi che sono più o meno della dimensione di uno studio di avvocato. Però io credo che questo spirito dell'intervento dell'avvocato Di Molfetta sia lo spirito che auspichiamo nel processo di miglioramento di questa proposta di legge. È una proposta di legge che peraltro è firmata non solo dai tre che avete nominato, ma anche da Fassina, di Sinistra Italiana, e dal presidente Damiano. Giusto. Credo quindi che questo sia lo spirito di chi riconosce il problema e vuole migliorare la legge. Io continuo a rimanere dell'idea che dipendente non è un insulto e non dovrebbe esserlo neanche per un avvocato.
continuo a rimanere dell'idea che effettivamente non ci sarebbero tantissimi avvocati a essere riconosciuti o avere il contratto da dipendente, ma questo non sarebbe un problema. Continuo a credere che l'argine della possibilità di farsi riconoscere il lavoro subordinato sia davvero uno strumento di tutela reale contro le condizioni che anche l'avvocato a cui gli è scritto. Quindi io penso semplicemente che questo è, secondo me, lo spirito giusto, lo spirito che auspico per affrontare il dibattito sul miglioramento di questa legge. C'è un'altra legge che vogliamo presentare che parla sempre dello stesso problema, da una soluzione diversa, ma tenendo ben presente quali sono le esigenze degli avvocati, dei 70.000 avvocati di studio. Parliamone, figuriamoci, mica abbiamo la verità infusa. Certo, ma no, noi come YouSlow Web Radio ne parleremo sicuramente anche dopo l'estate, perché ovviamente queste sono le nostre, diciamo, puntate estive, insomma, molto molto così, molto di nicchia, perché tanti colleghi ormai, chi è in vacanza o chi sta pensando di andare in vacanza, invece questi sono argomenti assolutamente importantissimi per tutti noi. Peraltro, Nicola, io so che sì, la rivista di Legal Community, dove spesso parli di studi associati, tu prima facevi un riferimento, si chiama MAG, sì, se non MAG, ricordo MAG. Male. MAG. Sì, quindi su questa MAG, su questa rivista, sicuramente troveremo degli altri spunti a questo punto, no? Assolutamente, guardate, io tra l'altro solo una precisazione, io non sono avvocato, sono un giornalista, quindi sono un giornalista, andato... neanche avvocato per me era un insulto, come non lo è dipendente. No, assolutamente, si figuri, perché scrivo di avvocati da 10 anni, quindi oramai ti abbiamo incluso dei diritti, poi ti abbiamo assorbito praticamente. Contaminato, no, però, non si sa, perché... questo è un tema che io seguo da tantissimo tempo, e credo che hanno giustamente ragione sia gli amici della CGL, gli amici di MGA e così via. Credo che il problema sia fondamentalmente un problema culturale, cioè se non si fa quel salto culturale per il quale appunto si arriva a concepire che la professione forense possa essere svolta anche in forma dipendente, senza che ciò ne diminuisca il valore, la credibilità, l'autorevolezza e così via, non si riuscirà mai a fare poi il passo successivo. Guardate, negli studi associati, quelli di cui scrivo io soprattutto, sono i cosiddetti studi d'affari, quindi studi che si occupano di molta attività stragiudiziale, consulenze, assistenza alle imprese e così via. Ci sono diverse figure di professionisti all'interno di queste realtà. Ci sono quelli che vengono considerati, no, i cosiddetti rainmaker, cioè quelli che portano di fatto lavoro allo studio, hanno i contatti, le relazioni, sono quelli che sono capaci di convincere i clienti, le aziende, le banche, così via. Ad quelli che si occupano del commerciale, per così dire, insomma, quelli che fanno un po' da procacciatori d'affari, insomma. Sì, di fatto sì, nel senso che riescono a portare delle pratiche allo studio, no? Poi però queste stesse persone, tante volte magari le svolgono anche loro, ma in tantissimi altri casi hanno bisogno di essere affiancati da colleghi, cioè altri avvocati, che quel lavoro lo sappiano fare, e lo sappiano fare egregiamente, perché è ovvio che la credibilità di una struttura deriva non solo dal fatto che ottenga un mandato per fare un'operazione più o meno prestigiosa, ma anche dal fatto che quell'operazione più o meno prestigiosa quella faccia al massimo, certo, livello, no? Quindi la faccia in maniera impeccabile, la porti a terra, ecco. Quindi questo, per cui le due figure sono assolutamente complementari, si integrano e sono fondamentali. Per questo non si può, cioè si deve, scusatemi, uscire, no, da questo vicolo cieco in cui si dice, vabbè, ma se uno è un dipendente allora non è un libero professionista,
perché la libertà del professionista è una libertà innanzitutto che sta nella sua coscienza, nel modo in cui svolge la sua professione. Io faccio una professione che è una professione liberale, quella dei giornalisti, che è però una professione che per definizione, almeno un tempo, era solo per dipendenti. Oggi esistono tanti freelance e c'è un altro discorso, ma comunque voglio dire, avete fatto poi gli esempi degli architetti, degli ingegneri, dei medici e così via. Sono tantissime le professioni che vengono svolte in piena libertà di coscienza e autonomia di scelta dei singoli professionisti, ma all'interno di strutture organizzate se volete anche in maniera imprenditoriale. Ecco, gli studi legali oggi come oggi devono sempre di più avere questo tipo di organizzazione, perché purtroppo lo richiede il mercato. Se per seguire una determinata pratica è necessario che ci lavorino, perché devono avere diverse competenze, 3-4 avvocati, e non si può pensare di poter competere per l'assegnazione di determinati mandati se si è da soli in uno studio in cui si cerca di fare un po' di tutto. È ovvio che questo non è possibile. Quindi l'evoluzione verso la forma organizzata sta diventando sempre di più un passo obbligato. Visto che si va in quella direzione lì, allora non è immaginabile non affrontare in maniera seria il problema dei collaboratori di come valorizzare la figura dei collaboratori. Assolutamente. Devono essere incentivati e premiati gli studi e i professionisti che hanno questa consapevolezza e sui collaboratori investono, e devono essere penalizzati gli studi e i professionisti che questa consapevolezza non ce l'hanno e che magari i collaboratori li sfruttano. C'è una differenza tra i due atteggiamenti. Bene, Nicola, grazie, io sposo molto questa tua conclusione e spero che si sia tracciata una linea sia con la nostra trasmissione, che naturalmente è un piccolo puntino, ma soprattutto con questa proposta di legge, questo tema che comunque fissa dei punti cardine da cui non si può più tornare indietro. E quindi naturalmente dobbiamo sempre più progredire, perché come hai detto tu, ce lo chiede il mercato, ce lo chiedono però anche i colleghi e ce lo chiedono anche i clienti, per cui ti ringrazio molto, ringrazio anche Anna Chiara Forte e Cristian Pertigiano. Grazie a voi mille Milena, grazie a te Pierluigi e grazie ad Adelperio dei Vengri di San Pietro, che è il nostro regista pazientissimo fino ad ora. E adesso salutiamo tutti i radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci con attenzione. Li rinviamo sicuramente su questo argomento anche più in là. Abbiamo sentito una serie di proposte, ci saranno anche delle altre proposte, non lo lasceremo cadere sicuramente. Buonanotte a tutti nella maniera più assoluta. Ringraziamo anche Sergio Paparo, che prima ci ha dovuto lasciare ed era ad una cena. Ringraziamo anche Antonio Rosa, che è intervenuto. Grazie da Pierluigi Serra, un caro saluto, buonanotte. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.